Ciao a tutti, sono Robin Manframe e questo è il libro che voglio recensire oggi, Between the Living and the Dead di Eva Box. Il titolo già dice praticamente tutto, tra il vivo e il morto. E che cosa c'è tra il vivo e il morto? C'è quella figura che è simile allo sciamano, di cui parla appunto il libro, che è lo stregone ungherese. Il libro è scritto da appunto una studiosa ungherese che tra l'altro ha fatto pure una trilogia che ho già commentato e tra l'altro devo dire che mi è piaciuta di più la trilogia, ma leggermente di più. Però questo libro invece è comunque molto bello e parla appunto di queste figure che vengono chiamate Mara, Mora o Mar, che sono questa sorta di doppio di demone che ha come una sorta di incubo, in qualche modo arriva alle persone e tra l'altro è associato anche al doppio della strega, si fonde con la strega stessa, con la figura stessa della strega e allo stesso tempo è una sorta di, diciamo, ombra, lo paragona al figlia della tradizione nordica e praticamente niente, fa tutto un paragone tra appunto, tra queste figure, tra anche il Mora, cioè queste, appunto, questi doppi, cioè che praticamente è questa immagine dell'anima che va via e che poi tra l'altro tormenta anche le persone che la spiegano. Cavolo. Poi parla della comparazione con cioè la parola era, non mi ricordo più, è ungherese, scusate, c'ho degli appuntini. Com'era che si chiamavano? Liederk, se non sbaglio. Liederk, che sono questa sorta di, cioè lei fa tutto un percorso che parte da Imora, che sono questi doppi, cioè tra le streghe, e Liederk, che sono questa sorta di, anche questo è una sorta di doppio, che però è un doppio animale, che è tipo una sorta di mezzadellina, una sorta di animale mitologico, che tra l'altro si può manifestare in diverse forme, poi ne parlo più approfonditamente, e poi tra il lupo mannaro, e infine parla dei stregoni di Taltos. I Taltos sono questa sorta di stregoni che fanno queste varie battaglie tra di loro, diciamo, e queste battaglie tra i vari Taltos sono più o meno simili alle battaglie che abbiamo noi in Friuli con i Berandanti, sono simili alle battaglie che poi tutte queste dei Mazzeri in Corsica, sono simili alle battaglie di tutta una varie tipologia di praticanti che si diceva che comunque sono queste battaglie per la fertilità. Lei va ad analizzare il mito e il mito si rifà a praticamente la lotta tra il dio Perun, mi pare che sia un dio slavo, contro un mostro dell'oltretomba, e quindi c'è questa doppia, a sua volta, questa doppiezza doppiezza si vorrà dire, boh, comunque c'è questa divisione tra i praticanti che in qualche modo seguono Perun, quindi questo dio del cielo che combatte questo mostro, che in qualche modo rappresentano appunto i Taltos, che sono praticamente la versione bianca e buona, mentre invece la versione più legata all'oltretomba, e quindi alla visione dei morti e anche alle streghe, proprio come streghe malvagie, eccetera, sono più legate appunto in primis alle fate, perché le fate in qualche modo rappresentano questa visione dell'oltretomba, perché sono associate ai morti. E tra l'altro le fate stesse erano a capo delle fate c'era questa figura che è appunto
una dea della morte e del fato. E un secondo che ve lo ritrovo, sto prendendo appunti perché ci sono cose molto interessanti. Un secondo solo. Questa dea del fato praticamente niente, viene chiamata Cos'era? Un secondo. Praticamente dice che le fate dei Balcani, la Vila e la Samodiva degli Slavi del Sud, le Nereida greche, le Iele e la Zina romena, eccetera, appaiono agli umani come ninfe che danzano in gruppo come spiriti che viaggiano in frutto al vento. La loro mitologia incorpora le figure di dee che portano sia fertilità che morte, così come dee del fato. Queste dee sono la Moira greca, sì, esatto, i greci anche nel folklore hanno le Nereidi e la Moira. È molto bello perché significa che anche nella rimanenza di paganesimo è comunque rimasto quel po' di classico. Poi le Urismici e Nerusmici e Sudnice e Sudnienice serbe, croate e bulgare, le Rogenice, la Rogenice slovena, la Ursi Tuare, la Ursaie romena, la Fatite o Fatige albanese, e a sua volta poi trova anche una rimanenza della dea slava Mokosh, che era questa dea praticamente che era adorata anche a Kiev, in Russia. E niente, praticamente la ritrova nel folklore con il nome russo e serbo di Snatnica, quello ucraino di Nedela, quello romeno di Marzisiara, quello ungherese di Ked Azonia, e come Luca, che poi diventa Lucia e Santa Lucia, eccetera, tra gli ungheresi, i croati, i sloveni, i slovacchi, gli austriaci e i moravi. Praticamente tutte queste sono varianti delle creature considerate demoniache sotto cui si nascondono le figure delle dee della fertilità e che vengono associate alla filatura. E poi, tra l'altro, lei fa riferimento anche, tra le varie cose che ho trovato, anche a un processo per cui veniva indotta la trance tra i praticanti ungheresi. È praticamente una delle poche descrizioni in cui dice Judith, la figlia del signor Janos Zox, uscì un minuto all'alba, no, sì, all'alba per l'ultimo giorno di festa e prese un piatto nelle sue mani. Guardò in esso e si trasformò in pesce, svanì e andò via per 3 giorni. Questo procedimento è molto simile a quello usato nella divinazione Tempiacqua, che tu guardi il piatto che praticamente poni in mano, oppure lo guardi semplicemente e che è pieno d'acqua e niente, praticamente cioè riesci a ottenere la trance in questo modo. Un altro, quindi, è molto, cioè, quindi qua proprio dice che lei guarda il piatto e poi diventa qualcosa, quindi dato che il diventare qualcosa è un modo metaforizzato per dire che si sdoppia, cioè che fa un viaggio in spirito e in forma animale, allora significa che praticamente questa è una descrizione di una tecnica ed è bellissimo perché lo si ritrova così. Poi praticamente fa notare che l'unguento non aveva un vero ruolo nel creare la trance, perché non c'era nessuna prova che le streghe europee facessero viaggi con l'aiuto di droghe, ma che fosse praticamente un'aggiunta degli inquisitori, che di solito avveniva dopo vari, cioè tramite la tortura, eccetera. E di solito invece era o tramite sogni o tramite queste tecniche così. E addirittura trova, parlando invece della divinazione, ci riferisce che si usavano i setacci, il lancio di fagioli o fave,
Tra l'altro fa vedere una cosa bella, ho spostato un secondo quello di trovo, 146. Queste sono le posizioni, aspettate, le quattro posizioni base usate dai praticanti ungheresi per il lancio delle fave. Qua dice Beans, che può essere sia fave che fagioli, quindi non so. Però di solito io ho sempre sentito che si lanciano fave, non fagioli, quindi evidentemente speriamo siano quelli. Poi ci sta anche parla dell'uso della cera in acqua, cera bollente in acqua e si vedeva la forma praticamente che assumeva. Poi c'era la divinazione tramite la lettura di specchi, cioè lo stesso procedimento dell'idromanzia di cui abbiamo parlato prima, però tramite gli specchi. Poi ci stanno appendere qualche oggetto, non so come si fa qua con il setaccio, però là si usava il pane. Evidentemente saranno stati più poveri o non avranno voluto usare il setaccio. E poi c'è appunto invece il tirare il pane non ho capito bene come. Qua dice in un piatto di legno usando sale e soil, che dovrebbe essere, non mi ricordo ora, l'avevo trovato prima. Però non ho capito come fai a tirare pane e il sale, cioè in che senso usando il sale? Vabbè. Poi praticamente parla di una tecnica di trance che invece faceva questo tizio che nel 1748 si chiamava Demeter alias Andras Farkas, che era un visionario di Eger, che è in Ungheria. Praticamente lui per trovare un animale scomparso si legò, non so come, però si legò talmente e digiunò finché non gli venne una visione. Anche questa è una tecnica di trance indotta. Ovviamente questa non penso che nessuno la vorrà mai fare. Chi è che si lega al giorno d'oggi e aspetta una visione? Però è strano, nel senso, più che strano, è molto, fa capire come comunque potesse essere usata anche all'epoca. Addirittura poi parla appunto del fatto che qua magari noi abbiamo le quattro tempora, le 12 notti, di cui una è questa, tra l'altro la decima notte è questa, buona decima notte a tutti. E poi qua abbiamo pure legati al giorno dei morti, eccetera. E invece avevano la Pasqua e la Pentecoste come feste dei morti nell'est, sud-est Europa, perché erano legati all'ortodossia, all'essere ortodossi, mentre il solstizio, nuovo anno celtico, erano più diffusi in Europa nord e in Europa occidentale, e in tutta Europa i morti visitavano le abitazioni dei vivi tra Natale e Epifania, quindi questo periodo tra l'altro che ho detto ora, e poi fa riferimento ad alcuni spiriti aiutanti sotto forma di rane, in Romania, il che tra l'altro parla di nuovo del tema del famiglio, e che tra l'altro il Leder potrebbe anche molto essere simile al famiglio, perché tra l'altro era un animaletto che ce l'avevano le streghe, nel senso ovviamente un famiglio a forma di pollo, tra virgolette, e niente, però un po' inusuale, diciamo. Io vedo tutti questi neopagani che fanno: ah no, perché io c'ho, il mio famiglio è un lupo, no, anche il mio famiglio è un lupo, tutti hanno il famiglio lupo, però guarda, mentre invece a un'epoca magari non c'è il cane, il gatto, il rospo, la capra, il cavallo, e c'era chi aveva pure il pollo. Il Lieder, che poi non era proprio un pollo, era una creatura così originata da un, se non mi sbaglio, un uovo di una gallina nera, cose così. Però, tra l'altro, dato che parliamo di lui, parliamo di lui. Praticamente, a parte, ah no, prima magari parlo ancora della trance, del fatto che parlo della trance anche tramite musica e danza, che poi tra l'altro è il precursore del diventare il Sabba nell'Europa centrale. Poi il Liederk, che è questo doppio simile pollo,
che diventa un demone aiutante e praticamente c'è una trasformazione praticamente cioè il leader poteva trasformarsi, cioè poteva essere visto sia come un animale, come un umano o un morto, cioè come un'anima di un non battezzato, che come un amante. Questo amante era evocato tramite il pensiero intenso e il desiderio sessuale, e quindi questo diventa il devil lover, l'amante, il succube, l'incubo, e in qualche modo si uniscono queste due figure, e in qualche modo si uniscono. Però c'è anche da dire quanto ha influito nel creare proprio questa figura nella demonologia. E poi praticamente sì, ho parlato delle fate dei Balcani, della Dea Mokosh, sì, e poi altro? Ah sì, che lei praticamente parla anche delle rimanenze di sciamanesimo nordico, che è un'idea, tutti quando dici stregoneria tradizionale ti dicono: ah, sei eteno? No, non sono eteno. E non si sa chi ha diffuso questa cosa che la stregoneria tradizionale è qualcosa di germanico nordico, però in qualche modo adesso troviamo il colpevole, o meglio, troviamo qualcuno che comunque parla del fatto che praticamente nel folklore nordico c'è una rimanenza, cioè, non è proprio nordico, che praticamente c'è questa sorta di strana pratica, che è quella dello sgabello di Santa Lucia. Che cos'è questo sgabello di Santa Lucia? È una sorta di sgabello, appunto, in cui una persona viene fatta sedere in Ungheria, praticamente nel periodo appunto di Santa Lucia, e da lì praticamente inizia a riferire praticamente tutto quello che cioè va a vedere i morti, diciamo. In qualche modo rassomiglia molto al Seib, nel senso che proprio ci sono alcune parti anche nel folklore germanico, in realtà lei stessa lo dice. Se non sbaglio. Sì, ecco, è la parte qui. Sì, che praticamente niente, vi sono rimanenze, cioè questo qua è fatto, cioè ci sta proprio, mi pare che si chiama Witchmore, era un autore che però ha scritto in tedesco, quindi se voi lo conoscete, il tedesco, vi rimando al titolo: Witchmann, no, mi sono sbagliato. Vabbè, ne parla qua nel libro, quindi ve lo trovate voi. E quando parla del Seib, che praticamente niente, cioè, quindi fa proprio un riferimento proprio a tutto l'influsso nordico da una parte, sulla figlia, sul fatto che comunque ci fosse una sorta di mito diciamo che ci fosse una sorta di rimanenza di sciamanesimo nordico nel folklore e anche diciamo nel folklore, sia nel folklore germanico, sia nel folklore nordico, quindi islandese, sia anche comunque in Ungheria c'è stata un'influenza. E poi fa riferimento appunto a quello, unisce tre visioni del tipo, anzi quattro. Una parte dice che la creazione del sabba in qualche modo, da una parte è derivante dai culti delle fate, che praticamente niente, erano molto, molto vicini cioè che il culto delle fate, che praticamente ci sono delle società nei Balcani, tra cui questi calusciari e le
Rosalini, se non sbaglio, che praticamente sono questi che fanno questi culti di possessione in cui vieni posseduto dalle fate, perché le fate, appunto, in quanto legate alla morte, provocavano malattie nelle persone che, normali, mentre loro ci fanno possedere e tolgono le malattie, quindi questa sorta di doppia cosa. Quindi da una parte c'era questo che tutta la figura della fata addirittura fa riferimento a una parte in cui si vede che i luoghi dedicati appunto a queste società fatate, di questi fatti che possono possedere, poi diventano luoghi del sabba. Non in questo, cioè in questo lavoro ne accenna, però ne rifà a uno legato proprio principalmente alle fate, sempre di Eva Fox, che però è una ricerca, diciamo, un articolo. E accademico più che scientifico e niente, poi dall'altra parte riprende quello che diceva Ginsburg del fatto che fosse una derivazione iranica lo sciamanesimo che si ritrova nella stregoneria e praticamente deriva dal culto della dea Scizia dei serpenti e che poi tra l'altro si dovrebbe da un altro inizia a prendere questa parte, questo fatto del Seid, quindi dell'influsso nordico, e infine fa riferimento a quel mito che avevamo parlato prima, indoeuropeo e slavo, soprattutto di Perun e del mostro invece, come si chiama, del mostro dell'oltretomba. Quindi in qualche modo dice che questi sono più o meno le origini principali. Io ci aggiungerei i papiri magici greci e la parte più o meno greca, alla fin fine la stregoneria, anche Apuleio parlava della stregoneria, di quella che comunque si metteva l'unguento e andava. Nella Sinodoro ne parla, i papiri magici greci hanno proprio hanno l'idromanzia in cui tu vedevi la divinità e questa stessa cosa si rivede. Poi più in là con l'idromanzia e anche qua l'abbiamo detto, quindi io qualche influsso del papiri magici greci lo metto, cioè non come se fosse tutto iniziato dal X secolo o poco prima, e prima gli antichi romani erano tutti ligi alla religio e cosa che non è. E niente, poi, quindi questi sono in parte i miei appunti, questi praticamente tutti, poi ci sta l'analisi del sabba, quindi come ho detto prima, poi fa una differenza tra i vari tipi di strega, il fatto che ci fosse una strega che guarisce, una strega che fa semplicemente magia, e una strega invece che arriva proprio con la visione, va a tormentare nella notte, eccetera. E poi fa riferimento alle tecniche di divinazione, i Taltos, i lupi mannari, riferimento ai praticanti legati alle fate, poi fa riferimento a che altro? Ai Gedek, ai lupi mannari, l'ho detto, ai demoni della notte, alle dee della morte, e niente, fa riferimento pure alle fatture, come si pensava che si potessero togliere le fatture. Insomma, questo libro è molto bello. Inizia in Ungheria, però termina in tutti i Balcani, diciamo che è la stregoneria dei Balcani ed è molto figo. Io lo consiglio. Piuttosto che spendere soldi in quelli che ti dicono Balkan Traditional Witchcraft, che poi è tutta Wicca spacciata per stregoneria tradizionale, uno si prende quello storico, il libro storico, e ricrea, cioè ricostruisce. Mi sembra più logico, però evidentemente siamo ancora in pochi a pensarla così, che è serendipità, no, serendipità, vabbè, non mi ricordo come si dice. Quella parola in cui tu cerchi una cosa, in cui tu cerchi altro e ti arriva qualcosa qui, uno magari legge
leggicchia qualcosina e poi così tanto per, e poi pum, si ritrova le tecniche di trance, così che magari può risalire anche lui, certo magari non quella del digiuno, però le altre perché no. E detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, scusate per gli errori grammaticali, però ho fatto il video anche un po' tardi. Ancora sonno, e quindi grazie per tutto. Ciao.